Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Gaetano Scirea avrebbe compiuto 67 anni. Sono passati tantissimi anni dalla sua morte e altrettanti dalla sua nascita. Scirea è anche per chi non l'ha visto, come me, o comunque neanche lontanamente, perché sono nato nel 92, quindi era già morto da un paio d'anni. È rimasto comunque appunto sia per il discorso della fede calcistica, sia per comunque perché alla fine è un personaggio storico quasi di grande rilievo. È rimasto come una sorta di modello da seguire. Tutti noi, tutti gli sportivi, tutti ne parlano come modello da seguire. Quando si fa riferimento a un calciatore che è stato esemplare sia per il calciatore in sé, perché era fortissimo, il più forte forse libero di tutti i tempi, perlomeno quello italiano, e anche per quello che è il lato umano di Scirea, che era condiviso e insomma, è compreso da tutti, lo vediamo come modello. Gaetano Scirea è un modello del calciatore perfetto. Perfetto non perché è perfetto come calciatore, ma perché condensa nella sua figura tutto ciò che vorremmo essere, sia dal punto di vista calcistico, ma anche da quello umano, prima di tutto. A me dispiace questa cosa qua da una parte, perché penso che un modello sia un modello tale quando viene seguito. Un modello che non viene seguito non è un modello, ma è un esempio, un altro esempio che nulla a che vedere con la realtà delle cose. A cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco anche a noi, ma non solo, perché Scirea, come sapete, è dichiarato modello, esempio da seguire, sia per quanto riguarda sia noi come Juventini, sia per fortuna anche direi da parte di tutti gli altri tifosi. Tutti gli altri tifosi, anche quelli che ce ne dicono di cotte e di crude, lo tutti tranne pochissimi, dicono che Scirea alla fine è l'unico Juventino che stimano. È quel modello di calciatore ideale a prescindere dalla fede calcistica. Peccato che appunto i modelli siano esempi da seguire che non vengono seguiti. In un calcio in cui si ripete sempre che Scirea è un modello, così come tanti altri, è un calcio che continua anno dopo anno, mese dopo mese, a in qualche modo non rispettare quel modello, con comportamenti che non sono assolutamente in linea con quelli che sono i comportamenti che avrebbe in qualche modo sicuramente insegnato Scirea e che ha insegnato nel momento in cui era calciatore per la sua sportività e per la sua umanità. E questa cosa qua va in qualche modo, secondo me, a danneggiare quel modello, a rovinare quella figura. Nel momento in cui si parla di Gaetano Scirea, la prima cosa da fare non è intanto quella di credere che sia un modello, quanto piuttosto rispettare quel modello e comportarsi di conseguenza. Se Scirea in qualche modo predicava, non perché la predicasse prima, perché la figura, l'immagine di Scirea predica, nonostante siano passati quei 30 anni, sportività e umanità e quindi anche rispetto tra le parti, non vedo tutto ciò in questo calcio. A distanza di 67 anni dalla sua nascita, a distanza di 31, mi pare, dalla sua morte, mi pare che fosse 89, credo che Scirea sia stato Scirea, ma come tanti altri, non è che Scirea sia divinizzato, sia meglio di altri. Scirea era uno dei tanti tra i migliori, forse era il migliore tra i migliori, ma in ogni caso questo non sta a me deciderlo. In ogni caso, in tutti questi anni, si è sputato in qualche modo sulla sua figura, da parte nostra anche. Tifosi juventini, non è che noi siamo meglio di altri, siamo alla pari di altri, come in tutte le tifoserie, ci sono tifosi per bene e tifosi chiaramente che non sono per bene. Ma tutte queste persone che si sono comportate male, anche con quello che vedo giorno dopo giorno, in merito a quelli che sono gli attacchi, i complotti, gli insulti, utilizzando il calcio come strumento per insultare e denigrare le altre persone. Ecco, nel momento in cui leggo tutto questo e continua, parlavamo in queste settimane, ne parlavo con voi anche nei miei video, come il coronavirus e questa epidemia, pandemia, che avrebbe fatto cambiare la gente, come se questa cosa qua fosse finalmente, in qualche modo, tra virgolette, finalmente un modo per reagire a dei comportamenti passati. In realtà abbiamo visto, se non peggio, gli stessi comportamenti passati. Quindi questa pandemia non ci è servita a nulla. Questo perché, e questo non solo per il calcio, ma per tanti altri argomenti, perché alla fine credo che la pandemia la si viva solo nel momento in cui ci si ammali, non se la si vive come spettatori, e da spettatori non si ha nessun cambiamento in positivo quanto si prende atto di quello che succede. Nel momento in cui insomma, si prende una malattia anche in forma grave, credo che si possa ripensare molto sulla propria vita e sui propri comportamenti. Detto questo, ritornando a Scirea, anche nonostante l'epidemia, la pandemia e questa speranza di cambiare rotta, di cambiare modo di pensare, di vivere il calcio, è stato tutto insomma, inutile. E quindi continuiamo a vivere un calcio che dal punto di vista spettacolo è sempre più bello, più spettacolare, sicuramente più bello e spettacolare di quello che era il calcio negli anni 80 e 70 di Gaetano Scirea. Però questo calcio, per quanto aumenta di bellezza, degenera, decrementa totalmente in quello che sono i valori sportivi anche, ma anche i valori umani,
che purtroppo non riusciamo a comprendere, nemmeno a comprendere, figuriamoci a condividere e a seguirvi. Ecco perché nel compleanno di Catena Scirea vorrei ricordare vorrei fare questa ammonizione nei confronti nostri, tutti, mettiamoci tutti quanti in mezzo affinché ci sia un calcio che possa cambiare rotta e migliorarsi, dal punto di vista soprattutto dei valori, però chiaramente è difficile che questa cosa venga dal basso, ne sono consapevole, come tutte le cose che vengono dal basso, solitamente non sono mai, insomma, molto pacifiche. Penso e spero che dall'alto ci sia a cascata, quindi anche se che si percuote sul basso, che siamo quindi tifosi, ci sia una svolta. E per svolta dico personaggi di livello, quindi presidenti e altre persone comunque di livello, giornalisti e così via, che si mettono veramente attivamente parlando a cercare di cambiare le cose, evitando complotti, evitando insulti, evitando polemiche. Partire da quello per migliorare il calcio e rendere finalmente Gaetano Scirea, come tanti altri che non ci sono più e che non ci saranno più, come modelli da seguire, ma perché si sono seguiti, non perché restano lì come immagini astratte senza nessun svolgimento. Quindi quando parliamo di Gaetano Scirea a tutti quanti, pensiamo se prima quello che Gaetano Scirea professava con le sue gesta lo stiamo mantenendo, stiamo soddisfacendo quella aspettativa, o se stiamo in qualche modo sputando su uno che è un campione, che è stato un campione di vita e di sport, di cui veramente di altri simili ne conto veramente su queste dita, non di più. È come sempre, un mio concetto, un mio discorso filosofico, quasi un po' stato un po' intorcolato, ma spero che abbiate capito un po' il senso di quanto. In quanto detto, aspetto i vostri commenti, riferimento a qualsiasi analisi, come dire, insomma, pensiero su quella che è stata la figura di Scirea, che oggi avrebbe compiuto 67 anni, perché è nato nel 53, il 25 maggio, e che purtroppo non c'è più, perché come sapete, come sono andate le cose, purtroppo è scomparso, mi pare 31 anni fa, mi pare 79, non vorrei sbagliarmi. Forza io come sempre, auguri Gaetano, ovunque tu sia, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.